Riccione Dieghero 5-0, i biancazzurri tornano alla vittoria in maniera convincente. Ci volevano questi tre punti? Sì, ci volevano i tre punti sicuramente, poi ovviamente conditi da una prestazione di questo genere qui fanno ancora più piacere. Voglio fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto veramente oggi una delle più belle partite, forse la più bella vista fino ad oggi sotto il profilo del gioco, contro comunque un avversario importante. E sono stati veramente bravi e probabilmente, ecco, l'unico appunto che gli voglio fare, onestamente, si poteva chiudere prima. Il primo tempo forse abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla, ci abbiamo messo un po' di tempo per chiuderla, però insomma sono stati bravi, solo complimenti oggi. Insomma, dopo la partita in chiave difensiva di Russi, la Fiericcione si riscopre e si ricorda di avere insomma un potenziale offensivo importante, si conferma Zuppardo, torna al gol Scarponi, e un Sartori importante sotto il profilo del suggeritore, un bel gol quello di, se non sbaglio, di Scarponi su un suo assist. Insomma, ci siamo. Sì, no, sono stati tutti bravi oggi, come lo sono stati domenica, perché anche domenica, al di là della parte, diciamo, giocate in inferiorità numerica, che abbiamo dovuto ovviamente cambiare partita, ma se tu ti ricordi i primi 30 minuti a Russi erano stati 30 minuti, 35 di assoluto livello, poi ovviamente in inferiorità numerica cambia la partita e ci siamo adattati bene a quello che era il momento. E oggi invece ovviamente in parità numerica tutto è venuto un pochino più semplice, siamo stati bravi, abbiamo trovato il gol subito, che sicuramente ha agevolato il compito. Poi ripeto, come ho detto prima, potevamo chiuderla prima, lo abbiamo fatto dopo, va bene, cioè oggi sono non soddisfatto, oggi di più, però siamo sempre lì, lo sai come la penso io. Io ahimè sono già proiettato alla prossima, quindi è giusto che i ragazzi facciano festa, festeggino, anche perché era già da un po' che non assaporavamo la vittoria, anche se venivamo da prestazioni importanti, però i tre punti ovviamente fanno gioia e morale. Presidente, 5 gol, vittoria, 3 punti, appena uscito dallo spogliatoio, cosa ha raccontato ai suoi ragazzi? Gli ho fatto i complimenti perché hanno fatto una grandissima partita, gli ho detto che ci siamo divertiti proprio a guardarli, sono sicuro che anche tutti sia divertito, hanno giocato come il mister vuole, abbiamo dominato in campo, dominato la palla e siamo molto molto felici. Senta Presidente, a prescindere dalla classifica, dal primo attacco del campionato, la prima difesa, cos'è che le piace della sua squadra? Ma come giochiamo, proprio la tranquillità che abbiamo in tutte le palle, in tutte le fasi di gioco, e poi quando saliamo tutti insieme a folate, proprio bello da vedere, bello bello da vedere. Senta, oggi c'erano due arcobaleni a Riccione, ha visto? Non scherziamo. No, non scherziamo, sono cose importanti, infatti ho fatto addirittura una foto, io, che per me è cosa rara, bellissima anche quello. Sfortuna, il tempo, nel primo tempo è venuto giù una specie di nubifragio, però molto molto bello. Adesso arriva il Natale, guardiamo la classifica, che cosa vogliamo come sportivi riccionesi sotto l'albero? Tenere il primo posto, tenere una distanza dagli avversari, ma ripeto, la squadra è concentrata, sanno bene cosa devono fare. Questa settimana vi siete spesi con un'iniziativa particolare. Sì, è per noi molto molto importante continuare a trasmettere questi valori che vanno oltre il campo, oltre il calcio. È un'iniziativa a cui abbiamo tenuto, teniamo e sicuramente la rifaremo, perché è un impegno che non è limitata a questa settimana, deve essere tutto l'anno, tutti i giorni, in ogni momento. Ci riferiamo naturalmente all'iniziativa contro la violenza delle donne. Oggi tante donne allo stadio. Sì, bello, bello, speriamo vengano più spesso, anche perché portano fortuna, quindi è bello quando c'è gente allo stadio, è sempre bello.